Benvenuti su News Cronaca. Nel video di oggi parleremo degli importantissimi sviluppi sulla condanna di Olindo e Rosa. Prima di continuare con il video, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e le ultime news. Gli avvocati di Olindo Romano e Rosa Bazzi hanno recentemente richiesto alla Corte d'Appello di Brescia di rivedere la sentenza all'ergastolo, presentando nuove prove e indizi. Tra le nuove prove, c'è una traccia di sangue mal repertata nell'auto di Olindo, le dichiarazioni contrastanti del supertestimone Mario Frigerio, deceduto, e la testimonianza di un uomo che vide due persone uscire dalla casa la notte della strage. La difesa ha preparato 130 allegati e migliaia di pagine con l'aiuto di circa 20 consulenti per ricostruire gli eventi di quella notte a Erba, 17 anni fa. Nonostante la condanna definitiva della Cassazione, gli avvocati Schembri, Bordeaux, D'Ascola e Morelli sono convinti di poter ottenere l'assoluzione per la coppia, in carcere dal 2007. Olindo e Rosa sono accusati dell'omicidio di Raffaella Castagna, suo figlio Youssef Marzouk, la madre di lei Paola Galli e una vicina, Valeria Cherubini. Mario Frigerio, l'unico sopravvissuto, li aveva accusati direttamente. La Corte di Brescia deve rispondere a tre istanze, incluse quelle presentate dal sostituto PG di Milano e dal tutore dei coniugi. La difesa sottolinea diverse incongruenze, come la macchia ematica nell'auto di Olindo e le dichiarazioni di Frigerio, che inizialmente non ricordava chi avesse visto. Un supertestimone, mai ascoltato in aula, avrebbe visto due uomini uscire dalla casa dopo la strage. La difesa sostiene anche che c'erano altre persone in casa prima degli omicidi. L'avvocato Schembri ha menzionato un possibile giro losco di droga nell'appartamento di Raffaella, coinvolgendo il fratello di Azzuz Marzouk, marito di Raffaella. Azzuz Marzouk ha sempre sostenuto l'innocenza di Olindo e Rosa, credendo che i veri assassini siano ancora liberi. Abdi Kais, un testimone chiave, potrebbe fornire nuovi indizi cruciali. E tu cosa ne pensi delle ultime notizie riguardanti questo caso? Faccelo sapere nei commenti, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video sulle ultime notizie.